tutti te li vuoi tenere? E tutti me li tengo. Gente, niente. Cosa c'è? Perché sta registrando? Sono attaccata a me. A posto, mi arrivato sul canale YouTube. Vabbè, te sponsorizzo quando lo aprirai. E un po' vediamo. Allora, con calma, qua si fa tutto. Che siete? Viene tutti gli haters, un macello, te li dico subito via che devi bloccare. Salve a tutti, oggi siamo in viaggio con Mattia e con un altro camion di dietro, furgone, che praticamente stiamo andando a prendere un mezzo che non vi spoilerò niente, quindi mi raccomando, tenetevi aggiornati. Adesso questo sarà il video del viaggio per andare a prendere il mezzo e niente, diremo un qualche cazzata come sempre. Quest'altro che se rolla un coso di galette. Vabbè, speriamo di non perderci il furgone, no, lo carichiamo in telapane. No, cazzo, già l'ho pagato al fungo, quindi vedremo che non si perde. Poi parla un po' più forte perché dentro la macchina con le vibrazioni, i rumori, si sente niente. Allora, devo dire che con il tuo video, nostro video del raduno, praticamente no, abbiamo fatto 2300 views. Anche per l'accensione dell'Usaberg abbiamo fatto fino a oggi quasi un migliaio di views, quindi ragazzi, ma l'Usaberg è una bestia, vedete? Vabbè, no perché racconta, se no perché non dice che dico cazzate. Non ci voglio più raccontare sta storia. No, non di il nome di chi è che ha chiuso il motore. Però diciamo quello che è successo, perché tu l'hai raccontato a un sacco di gente. E mi sono rotto il cazzo. Non si dice mi tocca tagliare. Vabbè, mica la bestemmia. Lo so, però. Diciamo che ce ne vorrebbero tante qua. Che ce ne vorrebbero, sarebbero state tante da lì. Però diciamo che chi è che ha chiuso sto banco, che ha fatto? È un coglione di merda, è proprio un pirla. Ecco, non ha fatto proprio. Cos'era meglio da fare? Paese estrattore, facciamo noi, ma che cazzo voleva, vabbè, 260 euro di estrattori. Io gli ho detto o famo fucile, ci comprai il pistolo, dico invece di dargli a me che ci devi comprare l'attrezzatura, gli ho detto falla direttamente fa, poi dopo la montiamo noi tutto quanto, però alla fine risparmiavi qualcosa. Grosso. Un errore molto grosso. Ed è stato un errore madornale, perché oltre che il tempo è 9 mesi, perché io l'ho detto però non mi ricordavo del preciso, ma sono 9 mesi che hanno tenuto sta moto. Sì. Cioè sto motore, perché effettivamente all'inizio è il motore. La moto me l'hanno tenuta un mese e mezzo. Che già avevi quasi per tre quarti smontato. Cioè mancava solo da aprire le due pacche perché non c'avevi l'attrezzatura. Certo. Gli hanno chiesto 800 euro e non gli hanno cambiato manco il pistolo. Quando che tu gli hai detto di cambiarlo. Troppe cose gli ho detto di fare. Albero e biella. Troppe cose gli ho detto di fare, non ha fatto niente qua. Appunto. Adesso quello che voglio dire. Ok, meccanici grossi, siete fichi, siete bravi, siete tutto quello che cazzo vi pare, però se un cliente vi viene lì e vi dice mi devi cambiare un pistone, mi devi cambiare un albero motore, cioè non è che lo ti fa per favore, ti paga, cioè ti paga,
anche che vedi che è messo bene, io ti dico per scrupolo, me lo devi fare, non lo fai, punto, non c'è tante discussioni da fare. Se no a sto punto non serviva niente. Prego i soldi sono miei, che cazzo. Cioè, se ne c'era da cambiare, come ha fatto? I Sager, la gabbiarulli e le guarnizioni, cioè lo facevi lo stesso. Cioè già quello che noi avevamo aperto, se poteva fare il lavoro che loro ti hanno fatto per 800 euro. No, beh, guarnizione di mezze carte, no, guarnizione mezze carte, si dice, sì. Tanto questo, cioè come il banco di aprire l'estrattore ce l'ha comprato uguale. Sì, diciamo che comunque ragazzi, il lavoro, era a tre quarti smontato. Mamma mia, cioè, che lavoro. Le pene dell'inferno, ragazzi. Cioè c'è arrivata la moto che c'era più sfrigida quando gliel'hanno data. C'era l'acqua ante il faro. I pesci rossi mancavano. Mancavano solo i pesci rossi. Cioè la catena? Ce la ricordiamo la catena? Non lo so. Non lo voglio ricordare. Ah, non te lo vuoi ricordare perché te l'ho sistemata. Però quanto piagnei quando è arrivata in quella maniera? Tanto. 9 mesi per niente. Io in quanto te l'ho sistemata? Una giornata. Ecco. E non mi ha dato un cazzo, Ma no, precisiamo. Veramente una giornata gliel'ho fatta diventare nuova con la moto. No, 10. Mi sono rubato pure coso, il clacson. Non si è trovato più il clacson. Non si è capita sta cosa. Mi mancava il clacson, ma sapere. Io c'era il clacson. Poi sì, che c'era il clacson. E ribadisco questo, che mi hanno dato dell'handicappato a me quando gli hanno portato il motore, perché puttana sto piangendo, perché aveva il pulsante dell'accensione che stava sopra allo sterzo che era rotto. Allora mi hanno dato dell'handicappato a me, siccome che la moto è senza chiavi, quindi tutti potevano andare lì e cercare il pulsante e far partire la moto. Allora cosa ho fatto io? Ho fatto un impianto a parte, mettendo un doppio pulsante d'accensione sotto al telaio, perché non si vedeva niente, si vedeva solo il pulsante quello di accensione, ma si vedeva mal di pena, proprio ci dovevi andare a guardare. Ma manco si vedeva, si può dire. Ma si vedeva solamente quello. Mettiamo il caso che si vedeva. Io l'avevo fatta sta cosa perché se tu parcheggi in un posto e c'hai il mezzo a posto, assicurato, revisionato e tutto, cosa succede? Non avendoci le chiavi, per quanti blocchi ci vuoi mettere, se vogliono te la portano via lo stesso. Invece in questa maniera io avevo messo un blocco al rotore e se uno non sapeva quello che doveva fare, la moto non partiva. E so io l'handicappato, vi ricordo che avete lasciato l'acqua ante il faro davanti. Non lo so, io vi dico solo questo. Lavorava di meglio di me con l'accensione che abbiamo fatto noi, perché hai fatto te praticamente. Io che la per spegnerla. Sì. Cioè neanche loro meccanici avevano capito il sistema che avevo fatto io per l'accensione del mezzo. Pensa, non lo vedi a me che ce l'avevo da anni la moto. Oh. Ma lì no, ma che la spegni? E mi hanno dato dell'handicappato a me perché loro non capivano come si accendeva la moto. Cioè. Premesso questo. Che roba, ragazzi. E il lavoro era fatto bene, perché se neanche un gruppo, una squadra dei meccanici tra i migliori d'Italia non gliela fanno a capire come si accende una moto, uno che te la deve venire a fregare, come fa a picciarla? Cazzo. Oh. Ma ne è dato dell'handicappato. E tanto tutto rispetto per le persone disabili, perché io comunque so un disabile, perché io c'ho una disabilità fisica riconosciuta dall'INPS e dall'INAIL, quindi c'è da dire pure questo, che è come, cioè, non sto sulla sedia a rotelle, ok, ma quasi, se non gliela fossi sistemare a me per ste gambe. Che gente, ragazzi, mi sto, ah ecco, una
per le persone che dice che non mi sono dimagrito, mi viene quel culo, sono calato 7 kg e poco ma sono calato 7 kg e non con la palestra, perché la palestra ci sono andato solo praticamente a dicembre, perché a dicembre ce l'avevo gratis e adesso invece non ce l'ho più e non ho i soldi per scrivermi in una palestra. Io ce l'avrei per scrivermi a quella lì da 100 euro al mese, ma sinceramente andiamo a mettere quelle pedane lì per fare manco le pulisci, cioè dovrei andare con un barattolo di spirito ogni volta che vado in palestra, un rotolo di carta e dare una pulita a tutti gli attrezzi che usi, perché è una monnezza. Non facciamo nomi, ma se hai capito chi sei, dai una pulita a quegli attrezzi ginnici. Il meccanico, se hai capito, chiude, fai prima poi. No, non chiude, però ma chiude. E cosa chiude? Basta. Quelli già più soldi di me, di te, di tutti quelli che ci sta a guardare. Appunto, peggio pure. C'è un'attività da 1 milione di euro, porco Dio. E poi che fai? Porti la moto, manco mai faccende, oh! Ti ha portato il motore, la moto, neanche gliela voleva far accendere, perché? Perché perdeva il carburatore. Che schifo. Perché non si accendeva, non teneva al minimo, non camminava niente. Ma soprattutto apri l'aria che è il bottone nero. Lasciamo perdere. Comunque, vabbè. Ma quello non normale so io. Premesso che io ho preso la moto quando la comprai 3 anni e mezzo circa, anche 4, vabbè forse 4, neanche partiva, gli ho dovuto rifare le valvole, gli ho dovuto rifare il cilindro, le fasce, tutto, perché l'ho rifatta io, perché c'avevo gli estrattori, l'unica cosa che non c'avevo era gli stanziali delle valvole per fare la registrazione delle valvole, e per fare la registrazione delle valvole ci ha voluto tipo 50 euro da uno vicino a casa nostra, che volendo mi poteva prestare pure i registri, però stai lì cosa gli dice? Vabbè. Cioè sono andato avanti 2 anni io, 1 anno lui che non ha cambiato mai l'olio del motore in quell'anno, e quando hanno aperto il banco non hanno cambiato manco tutto. Dicevano che era buono. Vabbè, era buono, ma se io cliente ti dico cambiami un pistone, cioè le mi hai visto il pistone, la testata le mi hai tolta, le valvole le mi hai tolte, le mi hai tolto tutto, il pistone si vedeva effettivamente da sopra, che è quello che potevamo vedere, c'era il gioco, io mi ricordo c'era parecchio gioco. E una fattura ad 800 euro soprattutto di 12 litri d'olio. 12 litri d'olio, ma ce l'hai dietro la fattura? No, io la facevo mia vedere la gente. Dopo si vedeva. Vabbè, lo copri i miei sondini. Il bagno che hanno fatto. Hanno fatto un party con l'olio. Io scrivo la candela, manco un zippetto originale ce la metterei. Veramente. Una candela NGK da 2,50 euro che gli hanno messo 7 euro. Non ci si crede. Un olio che più merda non c'è, io l'ho sempre trattata col Bardal, il migliore, non c'è niente a che fare. E loro ti ci hanno messo? Il Castrol. Sì, ma rimane sempre fatto 12 bottiglie d'olio, che cazzo. Io non ho capito se questi comprano l'olio con le bottigliette da 100 grammi. Allora già uno dice questo. Non so,
so che è un'esagerazione. Comunque, cioè non ti viene manco pensato che come aspetto 12 cose d'olio. No, però aspetta, la moto era tutta in sosta d'olio, tutta, magari un barattolo pure la ruota, non lo so, mi stavo per ammazzare quando l'ho provata la moto. Praticamente lui ha lavato la moto, l'acqua non gli attaccava nel copertone. Come fa? Pare alla cera in tele macchine. Perché c'era l'acqua che scivolava. Non io credo che questi che hanno fatto, hanno chiuso il motore, ci hanno buttato l'olio, gli è perdea, l'hanno riaperto perché non è possibile 9 mesi. Vabbè, c'è la punta che non è tutti stai 9 mesi tutti quanti da lui. E 3 mesi? No, 4. Ok. 4 mesi da questo, in 4 mesi per quanti mezzi vuoi fa? Poi ci ha lavorato proprio il padrone della ditta, il padrone di meccanici, sembrava il capo di meccanici, il tappeto rosso, il rosso. Tu chiami in azienda per dire come va, cosa è stata a fare, come è la faccenda, e te si incazza neppure. Dopo che ti hanno detto una settimana massimo, 15 giorni. No, l'ho detto 2 settimane massimo, 3 con la mano sul cuore, perché ha detto che per i pezzi che magari dovrebbero arrivare. Ok. Ok. A spedizione di pezzi l'avrei dovuto aspettare pure io. Per carità. Okay. Io adesso non è che mi ricordo tutto precisamente, lui diciamo che non ne vuole parlare, però ne parlo io, perché tanto ormai tutti gli amici tuoi lo sanno. Tanto c'è la gente che diceva sempre non fa giro questo modo, non fa giro questo modo. Comunque è arrivata a sta moto, era una cosa vergognosa. A casa tua non gli voleva ne fa manco un giro, perché dicevano che gliela portava via, cioè che gliela fregava, cioè stava a casa sua, nel garage sua, con le fotocopie della patente tua, del codice tutto. Fiscale, tutto quanto. Gli ha detto no, tu la moto non l'accendi perché sennò fuggi via. E qualcosa mi ricordo, non tutto al 100%, porca puttana, ma qualcosa mi ricordo. Stavo un attimo da quella cosa del nervoso a pensarci un attimo, porca puttana, non me la vuoi far no picciare. Perché te hai voluto dimenticare questi fatti. Ma purtroppo siccome che sei venuto lì a casa mia per 15 giorni no, una settimana a piagne dicendomi ste cose. Io mi sono messo veramente una mano sul cuore, mi sono messo lì dalla mattina alle 8 fino alle 6-7 di sera che non sei arrivato te lì in garage, che manco te volevo aprire, manco te la volevo far vedere. E io l'ho sistemata tutta. La valvola meccanica non aveva ne attaccato. Senza parole, mi dice oh lui, io sono andato a provare questa moto, ma è una monnezza. Dico, dai, una monnezza, cazzo, ti hanno fatto spendere 800 euro e ti hanno rifilato una monnezza. Dico, vabbè, mo gli daremo una controllata generale. Gli ho dato un occhio, così, giusto, non mi sono accorto che non avevano attaccato la valvola. Ma non ci va manco a pensare che porco duro non ci attacca la valvola. Cioè, non ci sono andato manco a pensare che poteva perdere il carburatore e che la benzina se la perdeva per strada. Una vergogna. La candela, cioè. Io non ti dico che ci devi mettere una candela all'iriglio da 40 euro. Ma. Cioè, non
non te ne deve fregare, perché effettivamente te la pago, non è che me la devi regalare. Se ti dico di farlo, lo fai, butto, stai zitto e ti più i soldi poi. Allora gente, scusate per l'interruzione, ma ho avuto una chiamata di un ragazzo di Roma che mi voleva dare un mezzo, mi voleva regalare un mezzo, ma sta a Roma purtroppo, il mezzo è tutto completamente smontato e mi costerebbe più la salsa che l'arrosto di quello che effettivamente vale, però alla fine mi ha detto che forse me lo porta lui quando capita col furgo. E questo invece che mi ho preso è un bel mezzetto, dai, carino, sarà da faticaccia da sistemarlo. Non spoileriamo niente, riprendendo il discorso della moto, ma no, lasciamo perdere, lasciamo perdere il discorso della moto, che è un colpo al cuore per il ragazzo. Comunque la moto è a posto. Ale, manca solo l'olio buono. Ce la metterci un buon olio. L'hai trovato? L'hai ordinato? No, non ho fatto la contrassegno. Vai a quello a posto e pay. Lo so, devo fare la posta e pay. Quanto costa? 21. 20? 175 ml, 20 euro, poi il parole. Vabbè, 20 euro, forse ce l'ho della Poste Pay. Vendo, lo potremmo ordinare. Vabbè, ma ti ricarico, forse mi usa la tua, faccio la spedizione per uno solo. Due di prima, quello. Le treni vuoi piacere? D'accordo. Ti piace? Tengo. Tre, numero perfetto, bravissimo. Tre per la moto, tre per. Cosa? Pure in te. Tendo zip? Certo. Oh zio, ma l'ho proprio fatto innamorare quel coso. Mi è proprio piaciuto. Olio motore stiamo parlando, Renca, sì. Anzi, lo fa tu, alza il volume che chi non si sente niente sotto la galleria. Lo fa due competition con lo zippetto, è uno dei kart. Sì. Però ho detto vabbè, più direttamente tre della competition e basta. Tanto le kart, però volevo provarlo quello. Però me lo fa o due. Viene 3 e 1. 2 e 1. Viene 3 e 1. Ne hai 4, non sono ancora sicuro al 100% di quello di casa. Se no facevo 3. Ah, tu fa 3 più quello buono anti-grippamento. Quello anti 3. Allora 3-3-1. Però no, l'olio buono, motore per le moto, soprattutto mutate, soprattutto un mezzo che gira come quello, adesso ci vuole un olio buono. No, è castro, decastramento. Ma che manco la miscela del zip originale ce lo metto. Ma dai. Che schifo. E vabbè. Guarda, dai, il suo telefono. Chi è? L'altra parte. Il fratello. Richiamalo. Chiamalo subito a mio fratello.
sentire la voce, mettemelo vicino a una orecchia che se no non ci capisco niente. Io ho le mani al volante, eh. Ehi, hey, dimmi, dimmi, brother. No, sto a Falconara, ma sto a venire giù. Mi volevi dare una roba? Cos'è, uno stimolante sessuale? Ok, va bene, per gli stimolanti sempre a disposizione. Mattina sì, boh, io non lo so mai, Mauro, se sto a casa, sto in giro, sto a faticare. Verso le 10. Ok, se no passo lì a casa tua, te. Vabbè, proprio quando vengo giù da Falconara, te finita a fare metano, io sono rialto. Vabbè, ah, boh, dai, passo allora. Che un pezzo che non ci si vede. Ciao, bello. Ciao. Mauro, le cazzate, sono tutte una dietro un'altra. Guarda te. Ma lui è meglio, eh. Io sono bello. È più tranquillo di te. Molto più tranquillo. Quindi niente, signori. Un bel like, iscrivetevi al canale, c'è pure la chiamata in diretta di mio fratello. E tenetevi aggiornati per i prossimi lavori in officina, che saranno belli, dai. Se sarà da vedere delle robe interessanti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.